Vita da squali. Come osa Bolton dire di no a me, il suo maestro, il suo idolo? È solo un povero incapace. Non sa che io ottengo sempre quello che voglio? Nessuno può fermarmi, nessuno. Realizzerò un'impresa straordinaria anche senza il suo permesso. Insegnerò al mondo che cosa si può fare col DNA se finisce nelle mani giuste, le mie. Prendo un filamento di un pesce spada e di una ragosta, l'abbino a quello dell'uomo e l'avventura inizia. Avanti, svegliatevi, ho una bella sorpresina per voi. Vediamo un po', a chi deve assomigliare? A un grande conquistatore? A un condottiero spietato? A Gengis Khan? Ma certamente un uomo feroce, un essere insensibile con il cuore di pietra. Un pirata senza legge come il Capitano Blood. Oh, guarda, il Dottor Bolton, che bella sorpresa. La serata si fa interessante. Con l'acceleratore di particelle scindiamo le cellule. Aggiungiamo un pizzico di protovirus, sì. E ricombiniamo il tutto. Non abbia paura, dottore. Venga avanti. Paradig, cosa sta combinando? Questo è inammissibile, non l'ho autorizzata a usare i risultati delle mie ricerche. Mi lasci almeno, grazie a me quei dati serviranno a qualche cosa. Si alzi subito, io le ordino di smetterla. Le probabilità che lei mi fermi sono nulle. Basta, Paradig, non si scherza con la natura, la smetta. Ma Robert, io voglio migliorare la natura. Osservi il mio trionfo. Il suo trionfo? Sì, mi riferisco al perfezionamento della specie umana. Oh! Dai. E questo lo chiama perfezionamento? Evidentemente ho commesso un errore. Lei è solo un povero pazzo! Mi faccia uscire di qui! Ora funzionerà, ne sono certo. Posso eliminare e ricombinare parti del DNA a mio piacimento. Mi faccia uscire! Non posso farlo, dottore, mi dispiace. Oh, no! Ci pensa, Robert? Lei sarà libero da tutti quanti i limiti di cui soffre la razza umana. Adesso potrà... Cos'è? Bene, è ora di andare. Mi è sempre piaciuto questo orologio. Un momento, amico, a me non hai pensato. Guarda che ci sono anche io. Qui è il vostro guy in the sky che parla e vi dice buongiorno, Mission City. Anche se non so quanto di buono abbia questa giornata. L'ozono è un ricordo. I valori dei raggi ultravioletti sono alle stelle e il monossido di carbonio... Beh, meglio non parlarne. È inutile mentirvi, amici. Questa giornata fa schifo. Anche l'università, la qualità dell'aria si merita una bella insufficienza. Ah, buongiorno, dottore. Il dottor Bolton non si è ancora presentato in università. Ah, davvero? È sempre così puntuale. Forse noi dovremmo telefonare ai suoi figli, non crede? I suoi figli? Sì, mi sembra una buona idea, Lena, anzi, un'ottima idea. Informali che il loro padre vuole vederli nella vecchia centrale nucleare sulla statale 18, diciamo tra 15 minuti. Mi scusi, dottore, ma allora lei gli ha parlato. Faccia la telefonata e annulli tutti i miei appuntamenti per oggi. Devo andare.
l'orologio del dottor Bolton. Io non mi fido per niente di Paradigm, è un tipo molto strano. Neanch'io, Benz. Ma che cosa ci posso fare? Sono la sua assistente. Buone queste uova, Hillary. Sono addirittura più buone dei tuoi biscotti. Pronto? Chi parla? Ciao, John. Sono Lena. Ho un messaggio da parte di tuo padre. Ok, ci vediamo alla centrale nucleare. Tanto arrivo prima io. Ops, scusate tanto. Pronto? Ciao, campione. Un altro palo? Senti, apri bene le orecchie. Amico, stavo dormendo così bene. Papà vuole vederci alla vecchia centrale nucleare sulla statale 18 tra esattamente 11 minuti. Facciamo una gara? Una gara, eh? Contaci. Pronto? Clint! Clint! Lo vuoi un passaggio, fratellino? No, comunque ti ringrazio. Ciao! Vado di corsa! Sì! Ehi, fratellone, ti faccio mangiare la polvere! Ma sono io l'unico che non si diverte. Il premio per l'ingorgo peggiore della mattinata aspetta al quartiere occidentale della città. Sì, me ne sono accorto. Così va meglio. Oh, ma perché ci avete messo così tanto? Avete portato da mangiare? Io sto morendo di fame. Che puntualità. Dottor Parker, siamo qui per nostro padre. Vi porto subito da lui. Venite insieme a me. Aspetti, questo è l'orologio di papà. È un uomo così generoso. No, non è possibile. Glielo regalo mamma. Come mai ora ce l'ha lei, dottore? Papà non se ne separa mai. Cosa ha fatto a nostro padre? Ragazzi, che brutti ceppi! Già, puoi dirlo forte. Lascialo andare, altrimenti ti spezzo in due come un grissino. Mi sono spiegato. Calmati, amico, non ti arrabbiare. Cosa stai facendo? Mettici giù! Lasciaci andare! Da questa parte, ragazzi. Bendateli, e se oppongono resistenza, fateli fuori. Bobby, puoi parlarmi? Ditemi che è colpa dell'hamburger con doppie cipolle che ho mangiato ieri sera. Non dovresti mangiare così pesante. Oh, andiamo bene, un crostaceo spiritoso. Ragazzi, non siete curiosi di sapere che cosa sta per accadere? No, perché stiamo per togliere il disturbo. Ehi, che cosa avrà intenzione di farci? Ha un manipolatore di geni e temo che siamo noi le sue prime cavie. Le prime? No, non esattamente. Cosa ci hai fatto? No, non è possibile. Alzati! Ti ordino di alzarti! Avanti! Io sono più che sicuro che il dosaggio era perfetto. Oh, che grande delusione, amici. Adesso che cosa ne facciamo di loro, capo? Fateli sparire dalla mia vista.
qui va bene, un posto vale l'altro. Portati da due mostri. Se volete ve li descrivo, non sarà difficile rintracciarli. Salve amici, sono Guy in the Sky e vi commenterò le notizie di un'altra giornata priva di ozono e colma di monossido di carbonio. Benz, mi senti, Benz? Dimmi, Lena. Ascolta, il dottor Bolton ha saltato altre due lezioni e i suoi figli non sono ritornati a casa. Oh, Benz, ho detto io ai ragazzi di uscire. Purtroppo devo restare qui nel caso mi telefonassero. Tu però potresti... Fare un giro per la città? Ma certamente, non c'è problema, Lena. Sicuro di non aver da fare? Eh? Sì, adesso non più. Oh, la mia testa. Ragazzi, come va? State tutti bene, vero? Siamo un po' ammaccati. Io ho una fame da lupi, fratelli, e voi? Ma le mie mani! Le tue mani! Ma ti sei visto la faccia? Quel verme schifoso di Paradigm ce la pagherà molto cara! Non ti angosciare! Non siamo così terribili! Non so voi, fratelli miei, ma io ho ancora molta fame! Oh no! No! Ehi, abbiamo visita e scappiamo presto! E perché, scusa? Spiegheremo quello che è successo e sarà tutto a posto! Sai, non credo proprio! Oh, c'è stato un incidente che ha coinvolto 15 auto sulla statale 18. La situazione è grave. Ehi, non state lì a curiosare, fate passare i soccorsi. Ci sono delle persone in pericolo laggiù. Aiutatemi, vi prego. Non riesco a uscire dall'auto. Bene, siamo salvi. Oh, guardate, ragazzi, che disastro! Forza, avanti! Mi rendo conto che la cosa dell'incredibile, non so come dirvelo, ma sulla strada ci sono degli squali. Niente paura, piccola. Pensiamo noi a tirarti fuori. Aiutatemi, vi prego! Pensarete che io abbia preso un'insolazione, amici, ma vi giuro sulla mia licenza di reporter che quelle creature sono proprio degli squali. E non mi riferisco agli usurai e agli strozzini. Sul luogo dell'incidente ci sono degli squali. Coraggio, Benz, vuoi rispondere? Ciao, Lena, sono tutto orecchi. Cosa succede? C'è stato un mega incidente. Sintonizzati subito su Guy in the Sky. Io non credo ai miei occhi. I quattro squali sono scomparsi sottoterra, amici. Pare che si siano diretti verso Viale dei Monti. Ehi, ma dove sono io? Grazie infinite, amico. A quanto pare quest'oggi soffro di allucinazioni. Per un attimo ho creduto di assistere a un film dell'orrore. Squali? Oh, cavoli, ragazzi, ma questo è davvero un film dell'orrore! No, siamo i fratelli Bolton! Che cosa? Non ci posso credere! Cosa vi è capitato? Gli squali! Beh, me lo spiegate dopo. Allacciate le cinture, spero che non mi spaventi l'alta velocità. Oh oh! Fai un'inversione! Aggrappatevi bene, con le pinne!
Bravo, amico, ce l'hai fatta, sì! Yeah! Ottima mossa, bravissimo, Benz! Hey. C'è un inseguimento sullo statale 18! Adesso mi avvicino a controllare! Vi vedo, amici, sono gli squali! Qui ci scappa un'intervista in esclusiva, ragazzi! Ehi! Hey. Oh! Ehi, aspettate, forse mi è venuta un'idea. Li stiamo cercando da ore. Paradigm. Devi rassegnarti, gli squali ormai se la sono squagliata a capo. Se non volete smetterla di muovervi, non possiamo, siamo per metà squali, amico. Beh, fate uno sforzo. Ci muoveremo da qui non appena avrà fatto buio. Questa è davvero bella. Ma da quando in qua ci sono gli squali? Nel parco dei divertimenti, eh? Gli squali? Sono loro a terra. Cosa fai? Fermo, razza di impiastro! Li voglio vivi, hai capito? Se vogliamo sottometterli, allora li dobbiamo spaventare. Credetemi, io so perfettamente come intimidire il Trassin. Oh, no! Ci picchia, che forza, amici! Sì, sono forti, vero, piccolo? Noi abbiamo appena inaugurato una nuova attrazione, gli Street Sharks. Wow, sembrano quasi veri! Che cosa? Gli Street Sharks? Sapete una cosa? A me piace, sì, mi piace! Dobbiamo andarcene di qui! Via, scappiamo, presto! Opporre resistenza non vi servirà proprio a nulla! E voi da che circo siete scappati? Via, presto! Ragazzi, ora voi siete in trappola! Ottimo lavoro! Caricateli a bordo e sgomberiamo il campo! Bene, ora ho la vostra attenzione, statemi a sentire, non avete nessuna chance, chiaro? La vostra unica speranza è venire insieme a me, sempre che ci teniate a ritrovare vostro padre. Che cosa gli hai fatto, Ben? Parla, andiamogli addosso! Sì, coraggio, andiamo! Cosa? No! Aspetta un momento, ma che fine hanno fatto gli squali? Non la passeranno liscia quando li prenderò. Taglierò le loro stupide pinne e le userò come soprammobile. Sperano forse di spaventarci così. Il problema è stato eliminato, capo. Aspetterei a parlare. Non credo l'abbiano apprezzato. Oh no, chi ha chiamato l'esercito? Oh,